In 2 anni di indagine, quindi un'indagine abbastanza lunga, siamo riusciti a risalire a tutta la filiera, quindi a 6 aziende del territorio della provincia di Macerata, Monte San Giusto, Potenza Picena e Monte Cosaro, che realizzavano queste calzature in maniera contraffatta. Abbiamo trovato gli stampi, abbiamo trovato le etichette, abbiamo trovato tutta la anche in fase di produzione di queste calzature, tanto che la maggior parte dei sequestri, 130.000 pezzi, sono accessori, quindi parti di scarpe, mentre 1.350 scarpe le abbiamo trovate già ultimate. Si è partiti praticamente da un sequestro fatto su una bancarella di Civitanova dove venivano poste in vendita scarpe Hogan e da questo sequestro siamo riusciti a raccogliere degli elementi che ci hanno portato all'individuazione dei siti e delle aziende che erano coinvolte nella produzione delle scarpe. E le indagini ci hanno consentito di individuare 2 aziende, una che produceva la materia prima e laboratori dove praticamente venivano confezionate le scarpe, più l'azienda di trasporto che veniva praticamente utilizzata per il trasporto della materia prima e poi del prodotto finito, che verosimilmente erano scarpe una volta prodotte che erano dirette al mercato campano.